dico nome e cognome, parliamo di Renzi, no? Che sta dicendo, io parlo direttamente, badate che non sta, io in questo non vorrei che venisse sottovalutato per due ragioni. Una delle sue forze, secondo me, è il fatto che in questi 20 anni i sindacati, i partiti, quelli che dovevano fare, non hanno fatto e la situazione è peggiorata. Perché uno dice, sei per la concertazione, scusa, ma se la guardo dal punto di vista di uno che lavora, cosa gli ha portato la concertazione? Le pensioni non ce ne ha più, la precarietà è altissima, i salari sono tra i più bassi d'Europa, uno gli dice, sai che c'è, se per concertare mi porti a casa quelle cose lì, smetti di concertare, no? Perché mi viene che quello che devi risultare. Ma se la guardi dal lato di uno, questo è l'elemento di andare ad un rapporto diverso, non solo con i lavoratori, ma anche con i cittadini, perché se io guardo le cose che sta facendo questo governo, molto spesso salta anche il Parlamento, non è che salta solo la rappresentanza, e pensa di avere un rapporto. Se ci pensate, per me, questo è un modello anche sociale di relazioni, che non c'entra nulla né con l'Italia né con l'Europa, a me viene in mente più un modello americano, un modello anglosassone. Io non sono d'accordo con le cose che sta facendo Renzi, io dico a lui, vuol fare una cosa utile per i lavoratori e per i sindacati, faccia la legge sulla rappresentanza, cioè metta nelle condizioni le lavoratrici e i lavoratori di essere loro a decidere che sindacato vogliono, come lo vogliono rappresentative, di poter decidere i contratti. Lui molto spesso dice che è stato eletto con le primarie, ecco, metta nelle condizioni anche i lavoratori, i giovani, i precari, di essere cittadini anche dentro i luoghi di lavoro, di poter votare, di poter decidere per il sindacato, in questo abbia rispetto del sindacato, se vuole il rispetto del sindacato, diciamo. Non ha senso avere 280 contratti nazionali di lavoro, devi andare verso pochi grandi contratti nazionali che unificano determinati diritti. Perché ci vorrebbe una legge sulla rappresentanza, perché devono essere i lavoratori che decidono se gli accordi valgono o non valgono. Ma perché non gli ascoltati? Non mi ascoltano intanto perché in molti casi ci sono gli stessi sindacati che non vogliono la legge sulla rappresentanza, perché non vogliono rinunciare a un monopolio che ha. Tanto grande che e dall'altra, perché, e tu facevi un esempio, perché la politica ha sempre avuto paura di una vera autonomia sindacale, di una vera unità delle lavoratrici e dei lavoratori.